Pittori polacchi a Roma. È un tema finora poco noto, salvo forse Szymirski, salvo forse Tadeo Polacco e forse recentemente Igor Mitorai, che è ovviamente noto prima di tutto come scultore. I primi polacchi arrivarono a Roma già nel 600 a studiare presso l'Accademia di San Luca, ma i pittori di valore, i pittori che presero parte nel racconto che si chiama Il paesaggio di Roma, si possono trovare verso metà 700. Però bisogna forse incominciare col dire qualche parola riguardo alcuni dipinti, alcuni gouache eseguiti dal nostro eroe nazionale Tadeusz Kościuszko. Tadeo Kościuszko. Tadeo Kościuszko sognava di visitare Roma e fece questi bei gouache raffiguranti una visione poetica del Foro Romano con diversi monumenti, scultorei e architettoniche. Comunque, guardando anche il suo dipinto raffigurante la piramide di Cestio, vediamo il suo grande amore per le cose romane. Francesco Smuglewicz venne a Roma giovane, aveva solo 18 anni, arrivò verso 1763 e ci rimase più di 20 anni. Prima ha studiato presso l'Accademia del Nudo, poi come borsista del re Stanislao Augusto Poniatowski presso l'Accademia di San Luca. Basta guardare alcune sue opere per vedere che era assai orgoglioso della sua discendenza. Ecco una bella raffigurazione di Roma. In fondo vediamo il Panteone e sul primo piano la Dea Roma e sotto c'è la scritta Smuglewicz, Polonus, Fecit. Ma prima di tutto, oltre il fatto che ha registrato molte cose scoperte a Tarquinia, nelle tombe etrusche, il suo veramente grandissimo diritto ad essere considerato un pittore di primaria importanza sono i disegni che fece presso la Domus Aurea. Sulla base dei disegni che ci fece negli anni 70 fu pubblicato un famoso libro, Le Terme di Tito e le loro interne pitture, pubblicato da Ludovico Mirri, ma insieme con Brenna fece questi disegni sulla base di cui furono anche pubblicate incisioni colorate. Ecco, vediamo qui la prima di queste, raffigurante proprio l'ambiente in cui si faceva gli scavi archeologici. Si pensava che questo fossero le terme di Tito, ma infatti ora sappiamo che questo sono proprio è la Domus Aurea. E quindi ora, guardando questo sito così bello, questo parco archeologico, dobbiamo proprio ricordare che tutte le incisioni e tutte le tavole a colori che dimostrano gli affreschi eseguiti per la Domus Aurea furono eseguiti da questo polacco e sulla base di questi acquerelli, sulla base dei suoi disegni, ora si possono fare ricostruzioni virtuali. Ovviamente, durante questo lungo soggiorno romano, Smuglewicz fece moltissimi dipinti, ora dispersi, in parte presenti in Lituania e in Polonia. E nello stesso tempo, quando lui svolgeva la sua attività a Roma, ci lavorava un altro polacco. Questa volta abbiamo da fare non con un borsista del re Stanislao Augusto Poniatowski, ma borsista del vescovo di Cracovia, Andrzej Załuski. Ecco Tadeo Polacco. Recentemente Francesco Petrucci ha studiato la sua carriera artistica a Roma,
venne a Roma già nel 1747, poi tornò più volte in Polonia e finalmente passò quasi tutta la vita artistica a Roma. Morì nel 1793 dopo aver dipinto moltissime opere nelle chiese sparse tra Roma e il Lazio. Alcune sono veramente di grande qualità. E la cosa del tutto interessante è il fatto, studiato dal professor Mangiante e dal professor Petrucci, il fatto che lui era proprio maestro del giovane Goya. Goya venne a Roma nel 1770, abitò nella casa di Kunze Konic, Tadeo Polacco, e quindi poi si vede nelle opere del Goya giovane l'impatto ovvio di questo Kunze Konic. Ma prima di tutto vogliamo ricordare in questa sede il fatto che nel Palazzo Napoleonico, che conosciamo anche Palazzo Rinuccini, lui fece questi bellissimi dipinti, fra cui visse poi tra 1818 e 1836 la madre di Napoleone, Letizia Buonaparte. Questi affreschi sono straordinari, non solo nella sala dei ricevimenti, ecco, guardiamo qui una bellissima raffigurazione del trionfo di Dioniso, ma vediamo anche bella scena con San Giuseppe, il sonno di San Giuseppe. Ma basta guardare anche i dipinti che si trovano in altre sale per poter capire il grande sviluppo del pittore, che dal Rococò a un certo punto arrivò a dipingere in modo del tutto neoclassico. Ci sono molti pittori che studiavano dopo 1800 a Roma, tra cui Henryk Ciechkowski, quasi completamente sconosciuto in Italia, e anche Canute Ruscetski. Ecco, un bel dipinto di Canute Ruscetski raffigurante proprio Tevere. Tevere ancora selvatico, ancora non regolato, Tevere con Isola Tiberina e la piazza Bocca della Verità in lontananza. E il dipinto è un quasi documento storico, e quindi poi negli anni 50, a cavallo degli anni 50 e 60, venne a Roma Henryk Ciechkowski e ci rimase per 30 anni. Ha dipinto moltissime opere, sparse tra gli Stati Uniti e Europa, poco noti finora, poco studiati. E basta dare un'occhiata su alcuni suoi dipinti per poter capire il loro valore artistico e anche documentario. Qui vediamo acquedotti, ma forse il dipinto più interessante è quello raffigurante la Via Appia. Ecco, la Via Appia senza alberi. E guardando queste capre e pecore, sappiamo quale era la ragione per cui non ci furono presenti alberi. Mangiavano tutto. E quindi possiamo ora, di tanto in tanto, passeggiando sulla Via Appia, vedere qualche pastore con le sue capre e pecore. Però ora non sono pericolosi questi eventi, perché questi animali, perché gli alberi sono ora abbastanza grandi. E poi sul dipinto di Ciechkowski vediamo anche questa bellissima chiesa, ora il museo di Via Appia, in qualche modo, la chiesa di Santa Maria Nuova. Quindi Via Appia, raffigurata in tutti i modi possibili da diversi pittori italiani, viene memorizzata anche da un pittore polacco. Però Via Appia viene sempre vista da parte nostra, da parte dei polacchi, come il posto dove nacque l'idea di Quo Vadis, il libro finora così famoso in Italia, tramite anche del film fatto da Hollywood o da attori americani,
ma anche ci sono anche riprese italiane che aggiungono molto a far conoscere questi due. Ecco, ritratto di Shemirazky e di Sienkiewicz. Fu proprio Shemirazky a portare Sienkiewicz nel 1878 a vedere la chiesa Cuvadis Domine. Ecco la chiesa dipinta da Shemirazky, ecco la foto odierna, ecco la scritta Cuvadis Domine. Ma è stato proprio un altro pittore polacco, Jan Stecha, che lavorò in Italia lungo tempo, che morì sull'isola di Capri nel 1925, che dipinse queste scene favolose, scene raffiguranti proprio Cuvadis Domine. Abbiamo due versioni, versione con Nazario e versione senza Nazario, che era collaboratore, era allievo di San Pietro. Quindi guardando questi dipinti che si trovano a Roma, un dipinto si trova presso la chiesa di San Stanislao, possiamo ammirare proprio, come dire, l'evento che ebbe luogo proprio nel sito in cui si trova la chiesa. Torniamo a dare un'occhiata a vedere il dipinto di Shemirazky raffigurante le prime vittime del Colosseo. Ho già discusso una volta questo dipinto, che ovviamente una cosa interessantissima dal punto di vista archeologico, perché vediamo il colosso di Nerone raffigurato in modo veramente attraente, ma vediamo anche due discepoli di San Pietro, di San Paolo, che insegnano. Ecco una trasformazione spirituale di queste due donne che ascoltano discepoli dei grandi apostoli. Basta menzionare alcune donne, alcune pittrici, ecco Aleksandra Potocka, che dipinse questo interno del Colosseo, rudere, molto bello, affascinante, con questo monaco che in preghiera e con questo gatto che vediamo su e queste donne che mettono i fiori accanto di un dipinto della Madonna. Maria Maddalena Jędrzejkiewicz ha fatto questo dipinto con il cardinale Giovanni Medici, il futuro papa, raffigurato insieme con Pomponio Leto. Quindi ci sono diversi richiami, diverse cose che raffigurano eventi che ebbero luogo a Roma. E tra i pittori che non hanno avuto una fortuna così grande come Shemirazky c'è Aleksander Gierymski, che ci ha lasciato tra l'altro questo dipinto raffigurante la Piazza del Popolo. Una bella raffigurazione di questa famosa piazza e qui l'entrata per il Giardino Borghese, un altro dipinto. E torniamo a vedere il cuore della città. Ecco l'angolo del Forum Romanum, in cui vediamo la colonna di Foca, arco di Settimo Severo e la chiesa Santi Martina e Luca. E un pittore polacco, Felix Jabłczyński, fece diverse prove a far raffigurare questa bellissima chiesa. Qui vediamo almeno tre riprese molto affascinanti. E quindi alla fine va ricordato, tra le sue opere di questo Jabłczyński, raffigurazione dell'arco di Tito già ricostruito. C'è tramonto, in fondo si vede il Colosseo, quindi Jabłczyński, che fece molti altri dipinti raffiguranti le bellezze di Roma, fu veramente innamorato nella città eterna e la sua storia. Vale la pena di menzionare a questo punto un pittore che venne a Roma con sua consorte, si chiamava Ludomir Szlegiński, e non solo fece un diario dipinto, unico in qualche modo, che vediamo con la data precisa della sua visita 1925, ma vediamo anche un altro dipinto raffigurante la sua consorte, raffigurata in una specie dell'arco, e in fondo vediamo Ruderi del Forum Romanum,
anche alcuni preti o forse anche vescovi perché vestiti in rosso. Quindi pure lui, pure Ludomir Szczeciński aveva una grande ammirazione per i ruderi di Forum Romanum e di Roma. Ma forse il dipinto più bello, completamente sconosciuto in Italia, raffigurante una panoramica del Foro Romano, è quella di Julian Fawad. Fawad venne a Roma verso 1880 e fece questo bellissimo acquarello. Ecco l'arco di Tito, ecco il tempio di Venere e Roma e anche altri ruderi e in fondo vediamo la chiesa della Santa Maria della Liberatrice che fu smantellata nel 1900 e dove hanno scoperto la chiesa sotto Santa Maria sopra Santa Maria Antiqua. Comunque, guardando questo dipinto abbiamo la stessa impressione, come Ruscetti, come altri pittori, pure lui conservò nel suo dipinto il mondo che in parte non esiste oggi. Ecco la chiesa distrutta, la chiesa che qui vediamo su un altro dipinto. Quindi alcuni dipinti dei pittori polacchi hanno un valore documentario. Per concludere, guardiamo Via Appia di nuovo, torniamo a vedere la Regina Viarum con i suoi monumenti, in maggior parte ora presenti nei diversi musei di Roma. E ci viene in mente un altro pittore polacco che si chiamava Felicjan Kowalski. Felicjan Kowalski negli anni 20 fece questo dipinto in cui vediamo questo villino, questo bellissimo villino costruito con diversi pezzi di marmo, di pietra, che in qualche modo costruito dalle spoglie dell'antichità, se si può dire così. Guardando proprio questo villino e la Regina Viarum, torniamo alla fine a ricordare il fatto che ho avuto modo di chiarire recentemente. Sappiamo tutti che abbiano letto il libro Quo Vadis di Sienkiewicz, della scena in cui Ursus combatte il grande toro. E scrivendo il libro su Quo Vadis, pubblicato con l'erma di Bretschneider, non sapevo la fonte di ispirazione per Sienkiewicz. Ora lo sappiamo, ora ho scoperto questo testo. Sappiamo da una fonte scritta di un polacco molto forte, veramente molto forte, che si chiamava Suszka. Verso 1695 lui fu a Roma e vide a un certo punto un grande toro che stava per attaccare un gruppo di donne e di ragazze. Era così forte, era così coraggioso che prese il grande toro per le corna e lo fermò. Non lo ammazzò come nel caso di Ursus, ma lo fermò fino a questo punto in cui tutti potevano scappare, essere proprio protetti. E quindi una storia di nuovo collegata con Roma, una storia che ha lanciato la strada per descrivere forse la scena più interessante in tutto il racconto di Sienkiewicz nell'ambiente di Quo Vadis. Quindi i pittori polacchi debbono essere studiati ora con grande attenzione. C'è stata appena la mostra dedicata a Simone Czechowicz a Cracovia, pubblicata anche in inglese, ma ci vuole veramente un tentativo, una prova seria di poter raccogliere tutti questi pittori, di poter organizzare alcune mostre e di poter pubblicare alcuni libri su questi pittori che dimostrano un grande amore per Roma e che offrono la possibilità di capire le bellezze di Roma nei tempi passati, nel 700, nell'800 e nei primi del secolo scorso.